Con l'apertura sabato della Camera Ardente al Senato, tutti i cittadini italiani renderanno omaggio alla salma di Carlo Azeglio Ciampi. L'ex presidente della Repubblica è morto venerdì all'età di 95 anni. Erano peggiorate le sue condizioni ed era ricoverato da qualche giorno in una clinica romana. Per il capo dello Stato Mattarella, gli italiani non dimenticheranno Ciampi e continueranno ad apprezzarlo come esempio di competenza, dedizione, generosità e passione. Papa Francesco, nel ricordare la sincera amicizia che lo legava alle istituzioni, in particolare a Giovanni Paolo II, mette in evidenza le sue preghiere invocando il Signore per la sua anima e la pace eterna, ma non manca qualche contrasto stridente come quello della Lega Nord, come il segretario Matteo Salvini che ha accusato Ciampi politicamente di essere di uno dei traditori dell'Italia. Immediate le reazioni con il Presidente Zanda che presenterà un esposto alla Procura della Repubblica e il Presidente del Senato Grasso, che dice: qualsiasi strumentalizzazione anche a livello politico della sua morte non può non considerarsi alla stregua di un'operazione da sciacallo.